Salve a tutti i fan della natura, io sono King Ega, massimo esperto di natura qui su YouTube e massimo influencer in temi naturalistici. Oggi sulla pagina Facebook di Edoardo Stoppa stavo guardando una sua diretta live. Per chi non lo sapesse, Edoardo Stoppa è l'amico degli animali, nonché l'inviato speciale di Striscia la Notizia, che si occupa di ambiente, natura e soprattutto di maltrattamento degli animali. E in questo video Edoardo insieme a alcune forze dell'ordine come polizia, carabinieri, guardia forestale e guardie ecologiche volontarie, da quello che sembra, stanno liberando uccelli sequestrati a bracconieri che ovviamente li tenevano senza permessi e nell'assoluta illegalità. Tutto buono, si vedono cardellini, si vedono pettirossi. Questo non posso dire che siano stati allevati in cattività, non sembra così, ma a un certo punto si vede questo. A pappagallini pure le liberate? Eh? Sì. E dopo? Ma infatti non lo so se... No, per gli agricoltori non fanno, di solito questi non fanno, perché di solito non fanno. Guarda. Porca puttana. Ecco, questa è stata la mia reazione non appena ho visto questa scena al minuto 10. Al minuto 10 si sente chiaramente, se volete tornate indietro non ve lo rimetto, si sente la guardia forestale che dice: abbiamo anche dei pappagalli, li liberiamo? E si sente a gran voce: sì! Ma se io vi avessi fatto questa domanda in uno dei Natura Quiz sulla pagina Facebook, mi avreste detto: no, King Elgar, non si liberano. E andando a parlare con gli amici dell'Ento TV e mostrando i fotogrammi e andando a riprendere il servizio andato in onda su Striscia Notizia qualche giorno fa, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, dipende da quando ho messo questo video, si notano questi due pappagalli che sono due parrocchetti dal collare, ho dimenticato persino il nome. Qual è il problema? Qual è il problema nell'aver liberato due parrocchetti al collare? Semplice. Due parrocchetti al collare sono una specie alloctona, non due. I parrocchetti al collare sono una specie alloctona, una specie invasiva, una specie aliena. Anche se fa ridere la parola aliena e Edoardo Stoppa, questo è un vero problema. I parrocchetti al collare sono causa di danni alla flora e alla fauna, così come lo sono tante specie alloctone. Ma facciamo un bel ripasso. Che cosa sono le specie alloctone? Sono animali non presenti nella fauna selvatica, in questo caso italiana, però ogni specie alloctona in paesi diversi, che sono stati importati, che si sono diffusi, che sono scappati dagli zoo, sono scappati dagli allevatori, e soprattutto si sono riprodotti a dismisura, hanno trovato un habitat confortevole e soprattutto hanno occupato una nicchia ecologica. Che cos'è la nicchia ecologica? In parole povere, è il mestiere che ogni animale, ogni pianta occupa, il mestiere che fa all'interno della natura di uno stato, all'interno addirittura di un habitat, di un paese. E i parrocchetti al collare si nutrono di frutta, si nutrono di bacche, e questo crea dei problemi all'altra avifauna, agli altri uccelli, perché ad esempio c'è competizione di cibo. I parrocchetti dal collare non hanno nemici naturali, perché non si sono sviluppati, non si sono evoluti dei nemici in grado, dei predatori in grado di alimentarsi e di attuare delle tecniche per catturarli. E questo causa, come in tantissimi altri animali, e i più, facciamo degli esempi, lo scoiattolo grigio, la rana toro, il gambero della Louisiana, la nutria, e senza parlare di tutti gli insetti, che ne abbiamo a centinaia, come
il vicino caso delle cimici cinesi, delle coccinelle cinesi. Questi, tutti questi animali danno un grave danno alla natura. Ma perché io mi arrabbio per due parrocchetti? E perché mi arrabbio con Edoardo Stoppa? Che io non sono arrabbiato con Edoardo Stoppa, sono arrabbiato con il messaggio che si manda. Non sono questi due parrocchetti che faranno un disastro ecologico, sempre che in quella zona in cui sono stati liberati magari non era ancora raggiungibile per loro. Però la questione è questa: si manda un messaggio sbagliato, un messaggio che sembra fatto di buon cuore, che però fa danni alla natura. Ognuno, vedendo Edoardo Stoppa, che deve dare il buon esempio in televisione, su Canale 5, uno dei più grandi programmi televisivi seguiti da un sacco di persone, ognuno si sentirà poi libero di andare ad acquistare animali e di liberarli in natura per amore della natura, ma che così non è. E soprattutto i naturalisti si fanno un mazzo tanto per cercare di contenere l'espansione di molte specie alloctone, cercare di debellarle in qualche modo, cercare di preservare le zone in cui non sono ancora apparsi. Ed è questo, nel senso, un video da questo da 20 minuti, ma questo è il punto clou, è di 2 minuti, e un servizio da 5 minuti fanno un disastro per quanto riguarda la divulgazione. E Edoardo Stoppa in questo senso, e in molti altri, perché in altre cose mi sono arrabbiato con lui, come ad esempio la storia delle capre alla Spezia. Non mi sono arrabbiato per il fatto che volesse salvare quelle capre, mi sono arrabbiato per il fatto che quelle capre causavano un danno sulla palmaria. Causavano un danno molto molto ingente alla flora di quel paese, e per fortuna si è risolto tutto bene, perché sono capre e quindi si possono prendere, si possono adottare, si possono vendere, saranno in qualche fattoria, saranno in qualche pentola, no, saranno in qualche fattoria, e si è risolta la situazione. Ma con queste specie che si diffondono e che si riproducono in modo molto invasivo, molto prolifico, diciamo, non si può, ed è una lotta continua tra i ricercatori naturali, i ricercatori e questi animali, tra i naturalisti e questi animali. Ed è questo che io mi scaldo, ed è questo che vorrei che arrivasse questo messaggio a più gente possibile, che capisse quali sono i termini, non c'è una via di mezzo nella natura, non è tutto buono, tutto male, tutto bisogna capire come agire. Abbiamo fatto dei danni in passato, li stiamo facendo adesso, bisogna cercare di ragionare sempre con un metodo scientifico. Sicuramente questi uccellini, probabilmente questi uccellini, pappagallini, se tutto va bene moriranno, perché se sono stati allevati in cattività non sono in grado forse di alimentarsi, di riprodursi, di sopravvivere a queste temperature, a queste... Ma se così non fosse, ci sarà un'altra zona con due pappagallini che sono, magari sono maschio e femmina, che incominceranno di nuovo a riprodursi. E non è un caso, a Roma è pieno, Milano è pieno, in Sardegna è pieno, si stanno diffondendo, ed è ricordate, saranno belli da vedere, ma non sono belli per quanto riguarda tutto il ciclo della natura, per quanto riguarda tutti i legami. E il problema è che ce ne accorgeremo troppo tardi. E con questo concludo, perché ho già detto troppo. Io vi saluto, vi prego, condividete questo video, se volete commentate qua sotto, andate sulla pagina Facebook, seguitemi e ascoltate le mie storielle su Telegram. Questa non ve l'ho detta perché ve lo faccio un video. Ciao ciao fan della natura, continuate sempre ad amare la natura, o almeno impariamo ad amarla.